eccoci, anzi rieccoci con Ital Service Pesaro TV, sempre qui sul canale 12 e TV Marche, per una puntata d'oro per l'Ital Service Pesaro, che ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva, solo trionfi nel girone di ritorno. Ne parleremo, e per questo vi invito a restare con noi nell'arco di tutta questa puntata, con il presidente Pizza, che è tornato sulla Champions, ha parlato di futuro, ha fatto i complimenti alla squadra, un'intervista da non perdere con il primissimo tifoso, col patron dell'Ital Service Pesaro. Andiamo con ordine, però andiamo a vedere i risultati maturati nel turno precedente del massimo campionato maschile. Ovviamente il riferimento alla giornata numero 21 complessiva, l'ottava del girone di ritorno, con Meta Catania che ha battuto 6-2 il Petrarca Padova, gran vittoria dei siciliani, poi 5-2 del Genoa nello scontro salvezza in casa dell'Aniene, 6-5 del Pescara colpaccio sul campo della Sandra Abate e colpaccio anche della Fel di Eboli in casa della Savia Testa Mantova, quindi 6-2 dell'Ital Service Pesaro su un campo difficilissimo come quello di Matera della Signor Prestito CMB, 4-2 del Camedoson sulla Real San Giuseppe, 9-2 dell'Acque Sapone Todis Lido di Ostia. Poi però ci sono stati anche due recuperi in settimana, e che recuperi molto importanti per l'economia della classifica, anche e soprattutto con interesse all'Ital Service Pesaro. L'Acque Sapone caduta in casa per mano della Real San Giuseppe, partita pirotecnica, 6-5 hanno vinto i campani, poi vediamo i risvolti sulla classifica. Il Camedoson in rimonta ha avuto la meglio di un Meta Catania in grandissima forma, Meta Catania vince 7-5. Eccola qua la classifica, allora, che prende sempre più forma. Acqua e Sapone resta quota 50, ora a più 1 sull'Ital Service Pesaro, ma con le stesse gare giocate, quindi il più 1 è reale, è concreto. C'è solo una lunghezza di distanza fra prima e seconda della classe. E quindi missione sorpasso accesa, attivata per i biancorossi di Fulvio Colini. Poi c'è il Camedoson che con le stesse partite 21 è terzo, ma a 40 punti, meno 9 dal Pesaro. Con 5 gare alla fine diventa davvero difficile pensare ad una rimonta sulle prime due e sul secondo posto nella fattispecie. Al quarto posto c'è la Sandra Abate con 36 punti. Meta Catania è quinta con 32, ma a 19 gare disputate, un potenziale da quarto posto con eventuali vittorie nei recuperi. Occhio alla squadra siciliana, che è davvero in forma in questo 2021, nonostante la sconfitta, ma è in rimonta sul campo del Camedoson. Movimenti importanti anche in fondo alla classifica: Genova 13, Aniena 16, partiamo dal basso. San Giuseppe risale a quota 18, fondamentale per la propria corsa a questo punto sulla salvezza, seppure deve recuperare due gare la squadra campana. Pescara 19 punti, sono 3 punti di platino per la squadra abruzzese. In mezzo un po' di bagarre fra quota 31 e quota 21 punti. Questa è la situazione numerica, ora però andiamo a vedere come ha vinto l'Ital Service Pesaro sul campo della Signor Prestito CMB. Le immagini. È probabilmente il match più atteso dell'anno in terra lucana. Non ci sarà spettacolo sugli spalti, ma quello in campo è assicurato. Gentili amici e appassionati di calcio a 5, Gianluca Valente e Davide Menolascina vi danno il benvenuto dal palazzetto dello sport di Viale dei Sanniti per assistere insieme al match tra Signor Prestito CMB ed Ital Service Pesaro. Il CMB chiuso bene da Salas, Ramon, ripartenza Pesaro, Barcellino chiude la triangolazione, Salas e subito una grande parata da parte di Weber. Attenzione, subito canale anticipato da Neto. Salas di prima intenzione con il piede in spaccata, Weber allontana sempre di testa Neto. Poi Pulvirenti evita guai maggiori, la palla va dalle parti di Guel che d'improvviso impegna severamente Miarelli. Fuori Canal, dentro Fortini con la maglia numero 7, Borruto centralmente, cicca il pallone, Tony Dandel, Ital Service in vantaggio con la rete del suo capitano. Gran giocata di Borruto che è riuscito a scartare due avversari centralmente, poi Tony Dandel con una puntata ha colpito sul primo palo. 5 gol in stagione per lui. Gagliani, ancora Neto al limite dell'area di rigore, Canal in avanti per Di Oliveira, lotta con Neto, lo supera, De Oliveira con il petto respinge Weber, ne approfitta Canal, poi arriva Salas a mettere ordine, ancora apertura per Canal, traversa dopo deviazione di Weber, bravo Weber a anticipare Marcelinho, cercare poi in avanti Gagliani, alla palla di Gagliani, c'è la rete, grandissimo gol di Gagliani in una situazione di difficoltà, mette dentro con l'esterno destro la rete dell'1-1. Da una parte all'altra del campo con un lancio di Weber che è arrivato quasi nell'altra area di rigore. Pallone intercettato, riparte Borruto centralmente, puntata respinta da Weber. Il suo ritorno sul rettangolo di gioco. Bella giocata di Neto su Borruto, sale Neto, diagonale.
con la mano. Miarelli, solita posizione da pivot, la sua, cerca di tenere il possesso, non ci riesce. Ramon prova a ripartire, ancora Ramon. Ramon cerca Pulvirenti, palla fuori di pochissimo. Onorio è pronto alla battuta, all'indietro per Cuzzolino. Leandro Cuzzolino, sembrava un tiro libero in movimento e arriva il gol del 2-1 dell'Italservice. La specialità della casa, il tiro dalla distanza. Lunghissima rincorsa da parte dell'argentino, arriva il fischio del direttore di gara. Parte Cuzzolino e c'è la rete. Con il mirino Cuzzolino arriva alla rete del 3-1. L'avevamo chiamato, ha cambiato tipo di battuta in porta. Bisogna quantomeno accorciare distanza in casa CMB. Weber dalla distanza, palla per Neto, in spaccata Miarelli in fallo laterale. Infortunato, dall'altra parte c'è Taborda fuori per infortunio. Weber da banda destra scende fino giù il diagonale, poi Well non riesce a deviare in porta. Pronto anche Marco Perrucci ad entrare in campo, la deviazione poi distinto Miarelli. Efficace la pressione di Neto che adesso serve Perrucci. Gran parata di Miarelli che non ci riesce, arriva in supporto Neto, riparte CMB, apertura per Well, tiro centrale chiuso da Cuzzolino, poi Isidoro, la deviazione di Onorio mette i brividi a Miarelli. A 6:53 dalla fine, Arvonio, puntata e c'è la deviazione a rete di Giovanni Pulvirenti, 3-2 CMB. Partita riaperta ufficialmente da Pulvirenti che festeggia anche il suo compleanno con il gol. Ramon al posto di Pulvirenti, Fortini in avanti per Borruto. Ennesima sfida con Neto, vince due contrasti, tre contrasti, ma che gol ha fatto Titi Borruto! Il Cobra ha colpito 4-2 Italservice. Una magia di Titi Borruto, ha vinto due contrasti. Neto apre per il tiro di Perrucci tra le braccia di Miarelli che la mette dentro. Arriva anche la firma di Michele Marelli per il 5-2 dell'Italservice. L'ottava vittoria consecutiva. Well, tiro rimpallato. E poi Miarelli fa doppietta, un tiro che di rara precisione. Si chiude il match a Matera con l'Italservice Pesaro che supera per 6-2 il signor prestito CMB. C'è stato da soffrire, ma l'Italservice Pesaro di fatto sempre comandato sia nel gioco che nel risultato. Inevitabile a Matera contro la signor prestito CMB avere dei momenti di sacrificio, di denti stretti e di sofferenza, ma l'Italservice Pesaro versione 2021, dopo lo schiaffo iniziale di Catania, quella famosa trasferta un po' particolare, e metabolizzato il pareggio sconfitta tramite rigori di Champions League che tanto brucia, ripeto, ne parliamo fra poco con Pizza, ne tanto brucia ancora, ma tanto ha fatto e fa ancora da stimolo per questo rush finale di stagione. L'Italservice ha sempre vinto e convinto anche con risultati e vittorie abbastanza ampie. Questo per quanto riguarda gli highlights. Ora però è il momento di farvela ascoltare la intervista al presidente Lorenzo Pizza, tantissimi spunti interessanti, ascoltate. Ben ritrovato presidente Lorenzo Pizza. Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti i telespettatori. Allora, ci sentiamo dopo 8 vittorie consecutive. Si era detto qualche settimana, mese fa, in cui si voleva iniziare il giro di ritorno al meglio possibile. Beh, insomma, desiderio esaurito. Sì, è stata, come hai detto tu, una bella striscia, un bel periodo. È un periodo molto positivo. La squadra gira bene, ci siamo un pochino così distesi. Abbiamo superato la grande delusione lì di Parigi e quindi ecco, troviamo una squadra in forma sbagliante e di questo siamo molto contenti, sono molto soddisfatto perché la squadra ha risposto bene e quindi abbiamo questa meravigliosa striscia. Soprattutto sono stato molto contento delle ultime due partite, la vittoria a Padova e la vittoria a Matera, che non erano assolutamente scontate, anzi io scherzando con Colini prima di queste due trasferte ho detto che avrei messo la firma per due pareggi, sono arrivate due vittorie quindi questo vuol dire che la squadra è in ottima salute. Beh, erano due campi molto insidiosi, tra l'altro due partite affrontate con alcune assenze. La squadra sembra veramente che dopo, l'hai detto tu, l'amarezza dell'eliminazione dalla Champions abbia tirato fuori qualcosa in più anche a livello di cattiveria.
Sì, assolutamente, hai detto bene. E ad aggravare la situazione, al di là di queste due trasferte difficilissime, sono le tante assenze dovute alla squalifica di Cuzzolino, agli infortuni di affaticamenti di Onorio, l'infortunio di Jefferson, quindi una serie di, poi l'infortunio di Taborda che comunque ancora è fuori, quindi una serie di eventi sfavorevoli. E però la forza di questo gruppo, io l'ho sempre detto, la forza di questa squadra è il gruppo, è lo spogliatoio. A noi le sconfitte ci hanno sempre dato la carica per ripartire più forti di prima. Dal 2016, quando abbiamo fatto quella finale, semifinale, mi pare, Imola, dei playoff, siamo stati eliminati agli ultimi minuti e siamo ripartiti per fare la squadra che poi è andata in Serie A. Abbiamo perso quando siamo andati in Serie A con Fulvio Colini, la Coppa Italia, Faenza, abbiamo vinto lo scudetto. Quindi le sconfitte a noi ci danno questa carica, questa forza immensa per ripartire, per resettare tutto. Questa sconfitta per la Champions ci brucia tanto, però ci dà lo stimolo anche per provare a rigiocarla il prossimo anno. Sarebbe la terza, sarebbe un risultato favoloso. È tutto un entusiasmo, perché lo senti proprio, lo avverti nelle persone, lo sento nei messaggi, persone che già si vorrebbero preparare, mi chiedono: ma si può venire a Rimini a vedere la finalete? Quindi questo non fa altro che caricarci, renderci sempre molto orgogliosi e sempre molto brillanti da questo punto di vista. Io spero solo che si possano un pochino allentare le misure anti-Covid, si possa un pochino tornare a vivere un po' nella normalità per cercare di vedere un po' di pubblico anche a Rimini, per cercare di vedere un po' di pubblico nei playoff. Io sono molto fiducioso, noi poi siamo ottimisti di natura, quindi io spero che comunque anche il discorso sanitario si stabilizzi un pochino e ecco, che ci sia questa possibilità di vedere questa meravigliosa squadra, cosa che non hanno potuto fare i tifosi per tutta questa stagione. Questa è la speranza più grande. Si comincia domani sera con la sfida, questo rush finale. Facciamolo partire da domani con la partita in casa col Catania, che è l'ultima che ha battuto l'Italservice, l'ultimo schiaffo ricevuto in campionato, il primo nel 2021. Esatto, è vero, eh sì. E quindi dovremmo sicuramente rifarci, dovremmo vendicarci sempre sportivamente parlando di questa sconfitta che comunque ha lasciato un po', sinceramente, non... È stato qualcosa che insomma ci ha lasciato un po' mi ha lasciato ci ha lasciato un pochino sorpresi, perché comunque loro hanno giocato con una carica veramente veramente fuori dal normale, una forza, una velocità, una rapidità. È come quando tutte le squadre giocano contro di noi, comunque devono sempre dimostrare che giocano contro i campioni d'Italia, Presidente, grazie sinceramente. mille, in bocca al lupo. Allora, per il proseguo della stagione, non vediamo l'ora che sia primavera in tutti i sensi, metaforico, meteorologico, come possiamo dire, stagionale e sportivo parlando. Giustissimo, perfetto. No? Quello che dici non fa la piega, quindi, come hai detto tu, facciamogli un bocca al lupo. Un saluto a te, a tutti gli telespettatori, e speriamo di vederci tutti numerosi al Palanino Pizza e poi anche a Rimini alle Final Eight. Speriamo, grazie mille, Presidente. Grazie a te, ciao, ciao Matteo, grazie. La carica del patron rossiniano, del patron dell'Italservice Pesaro, Lorenzo Pizza, che dice: sì, ci ha fatto male la Champions, sì, è stato uno schiaffo inatteso quello di Catania, ma noi siamo gente che quando subiamo un colpo poi reagiamo ancora più violentemente, fra virgolette, in maniera sportiva, sportivamente parlando. E l'Italservice lo sta dimostrando sul campo, lo vorrà fare, ha detto il Presidente, anche l'anno prossimo, ancora di più per la terza, sperano e puntano alla terza esperienza in Champions League. Bisognerà vincere lo scudetto, il sogno dei sogni in ambito nazionale. L'Italservice ci sta provando con tutte le sue forze, ma sarà durissima perché le rivali non mancano e l'Acqua Sapone si è dimostrata fino a questo momento rivale nettamente più forte di tutte le altre, superiore alle altre. Ora però il gap è solo di un punto in classifica, e cosa c'è all'orizzonte, cosa c'è alle porte? C'è la 22esima giornata con Italservice Meta Catania domani pomeriggio alle ore 17. Gara da non perdere, e gara per tutti gli spettatori, gara da vincere invece, scusate il gioco di parole per Tony Dandel e compagni. Mentre l'Acqua e Sapone è di scena sul campo della CDM Genova, gara insidiosa questa, ma l'Acqua e Sapone sicuramente vorrà ritrovare subito i 3 punti. Ci sono state anche le convocazioni in nazionale, approfittiamo per le gare dopo
della nazionale che si giocheranno dopo questo turno di campionato di Serie A, che si fermerà appunto per mettere le partite degli azzurri del CT. Max Bellarte, bene, sono stati convocati due giocatori di Vital Service, questa volta Tony Dandel, il capitano, e Miarelli, che torna in azzurro dopo un po' di tempo per vari motivi anche personali lontano dalla maglia più ambita, quella dell'Italia. Complimenti a tutti e due, in particolare a capitano Tony Dandel, che con prestazioni sul campo straordinarie come Miarelli si è guadagnato però il richiamo in azzurro dopo una precedente convocazione. E allora siamo arrivati in conclusione anche con questa puntata di Ital Service Pesaro TV. Vi ringraziamo, ci ritroviamo qua giovedì prossimo per commentare la gara col Meta Catania. Ora però una pausa e poi restate con noi perché arriva lo speciale Serie B. A fra poco.